BMT Napoli apre i battenti, si alza il sipario, si accendono le luci dopo un anno di sosta forzata dovuta alla grave pandemia che ha colpito tutto il globo. Finalmente il turismo riprende, la gente comincia a girare, qualcosa si muove, seguite il servizio. In compagnia di Gianluigi. Gianluigi, teatro, trekking, è una cosa molto bella, molto nuova, ma soprattutto una doppia funzione anche culturale oltre che salutare. Assolutamente, l'idea è bella, ma non abbiamo fatto altro che mettere insieme due forze, due amori, due passioni per creare un connubio perfetto, il trekking e il teatro. Praticamente le persone che si rivolgeranno al nostro contest, al nostro mood, passeggeranno tra borghi, borghi anche a volte sconosciuti, quindi a mo' di esplorazione, perché trekking significa anche esplorare, e poi potranno esplorare le loro emozioni attraverso uno spettacolo finale. E appunto la passeggiata finisce con uno spettacolo che si terrà in una dimora storica o anche un anfiteatro, sia esso naturale o anche storico, finire la giornata tipo dalle semplici visite guidate ad eventi più particolari come escursioni giornaliere, serali abbinate ad un aperitivo, ad aperture straordinarie di... Quindi accompagnate il turista dall'arrivo alla partenza? Sì, assolutamente sì. In realtà abbiamo un turismo sia locale rivolto ai napoletani, partenopei e campani, e anche un turismo di incoming, quindi che attende e accoglie gli stranieri e coloro che non sono del nostro territorio. Perché da sempre con passione e con amore amiamo far conoscere la nostra città e la nostra regione. Era direttore dello Star Hotel Terminus di Napoli, Piazza Garibaldi, direttore, si riparte? Si riparte, è un bel coraggio il nostro amico, il patron della Fiera Angelo De Negri a portare qui tanti tour operator che sono ospiti del nostro albergo, abbiamo 80 tour operator da tutta l'Europa. E quindi è un buon segnale, diciamo che ringraziamo la grande collaborazione, il grande aiuto che ci sta dando la BMT a ripartire. Un borsino affollatissimo, siamo appena passati da lì, quindi oltre ad esserci gli ospiti stranieri, ma c'è molto interesse nel borsino che poi è il cuore di questa fiera. Assolutamente, il cuore di questa fiera, e ci sono anche tanti agenti di viaggio, agenti congressuali che sono venuti in visita, e quindi assolutamente un plauso all'iniziativa che abbiamo avuto, sperando che il turismo venga al più presto da noi nel centro-sud, nella Campania, e sia un'estate positiva e felice per tutti. Riparte il sistema crocieristico? Il sistema crocieristico è già ripartito dall'agosto 2020, adesso si rafforza e speriamo che sia un mare piatto per il prossimo futuro. Grazie. Angelino De Negri, grandissimo coraggio, si riparte e finalmente si torna alla normalità. Mi tolgo la mascherina perché è soffocante. Allora, è ovvio che non devo dirlo io, il successo si vede dalla mancanza di spazio per camminare, quindi la folla è indice di... Anche la domanda straniera è fortissima. Sì, perché ci sta il workshop che sta andando fortissimo, non solo, ma non solo quello straniero, anche quello sociale, il turismo termale, eccetera. Quindi c'è la domanda e quindi vuol dire che c'è una reazione a quello che ho pensato, è una sfida, è un'ulteriore sfida della mia vita, aprire diciamo in presenza, mai virtuale, perché le fiere non esistono, le fiere virtuali, lo ha detto anche il ministro poco fa, le fiere si fanno con la stretta di mano, guardandosi negli occhi e scoprendo quella che è le cose, toccando il prodotto praticamente. Assolutamente, adesso in questo momento è il momento di cambiare prodotto, cioè turismo di prossimità. Solo con questo tipo di discorso noi stiamo scoprendo l'Italia. In effetti oggi, cominciando da me che sono un operatore turistico, noi abbiamo sempre scoperto le terre lontane. Noi teniamo un territorio così fertile, purtroppo dobbiamo limitare quelli che sono gli investimenti, perché chiaramente stiamo in un momento di crisi, però comunque almeno abbiamo scoperto cose nuove. La pandemia ci ha distrutto, però ci ha fatto aprire gli occhi. Ci ha resi più coraggiosi. Bravo, bravo. È presente, come vedete, il ministro del turismo.
quando lo so da riprendere non lo tocco. Eccolo qua, ministro, buongiorno. Maddaloni, riparte il turismo finalmente dopo una sosta forzatissima, segnali ottimistici. Moderatamente e cautamente ottimistici, sicuramente ci aspettiamo una buona ripresa, non c'è dubbio che la vera ripresa si avrà l'anno prossimo, ma tutto quello che di buono e di positivo verrà in questa seconda metà dell'anno sarà ben accetto, anche perché, come dire, le imprese sono ben pronte ad ospitare in maniera più che soddisfacente la clientela. Speriamo soprattutto che alla clientela locale, nazionale, si potrà aggiungere Green Pass, permettendo, diciamo, anche la clientela internazionale, almeno quella europea, perché quella fa il valore aggiunto del nostro prodotto interno lordo. Presidente, scusi, lei ha parlato di Green Pass, rispetto a questa iniziativa qual è la sua posizione, la sua visione? Che purtroppo siamo in ritardo, altre nazioni si sono mosse un po' prima, penso alla Grecia per esempio, e quindi ci hanno un poco anticipato sui tempi. Ritengo tuttavia che sia necessaria, perché è una maniera tale che dà sicurezza ai clienti, dà la possibilità di venire senza problemi di quarantena, insomma ci sono tutte le condizioni perché dal Green Pass e da una intensificazione del processo di vaccinazione credo ci siano, come dire, le opportunità per poter riprendere con i margini giusti, per poter riprendere bene quest'anno e alla grande l'anno prossimo. Grazie. È importantissima, non ti puoi sottrarre, una fiera importantissima, il turismo riparte, segnali positivi, diceva sia il ministro che il presidente Maddaloni. Assolutamente, voglia di ripartire significa rimettere in moto un motore forse trainante in assoluto per l'economia del nostro paese. Mi piace dire anche che due sono i settori che riprendono con queste norme meno rigide: il turismo religioso, che per eccellenza è la cassaforte dei mondi turistici, e quello sportivo per secondo. Oggi ormai molta gente sceglie le vacanze in base a quale se può fare il suo sport preferito anche in vacanza. Una volta si subiva la vessazione delle settimane fra freccette e salti, adesso uno sceglie se andare in bici, in canoa, quello che più gli piace. Non sei più presidente, ma sei un importantissimo pezzo del turismo, non solo campano ma meridionale. Riparte il turismo? Il turismo riparte, deve ripartire per forza, perché noi ci siamo resi conto, credo ormai solo uno cieco, sordo, muto e tutto il resto non ha capito che il turismo è uno degli assi importanti della nostra economia. Quindi ne abbiamo preso coscienza, deve ripartire per forza, abbiamo tutte quante le possibilità di farlo nel migliore dei modi. Impegna il PIL per addirittura il 6%, quindi hai ragione, è un asse portante. Assolutamente è un asse portante, dobbiamo darci da fare, noi sappiamo anche come si fa a sfruttarlo. Forse quello che ci manca sono le istituzioni che ci aiutano, quelli come sempre, sono cambiati i tempi, sono cambiati i modi, le istituzioni sono sempre il nostro ostacolo piuttosto che il nostro propulsore. Un abbraccio forte. Un abbraccio a voi, buon lavoro. Thank you.